Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino, molto breve e molto facile: come fare un fotoritocco con un programma in pratica disponibile online, gratuito all'interno del browser internet, senza avere un programma specifico professionale. Quindi un fotoritocco che tutti possono fare. Noi abbiamo preso questa foto, vedete, questa fu molto famosa. Queste due ragazze, queste atlete, si facevano un selfie e dietro passò la regina. Questo viene definito in inglese photobombing, cioè praticamente passare dietro mentre qualcuno fa la foto viene chiamato photobombing. A noi questa attività l'abbiamo chiamata praticamente rimozione del photobombing. Noi utilizzeremo questo programma per togliere velocemente la regina da dietro e lasciare soltanto le due ragazze. Abbiamo scelto questo sito, si chiama Pixlr, è gratuito, è libero, è praticamente un editor di immagini online. La versione X è quella un pochino più per principianti e quella E è quella expert. Noi utilizzeremo la versione X, questa qua che è proprio più semplice. È un sito web, pixlr.com, ci si può andare gratuitamente. Quello che si deve fare è semplicemente si clicca il pulsante apri immagine, poi si trova la propria foto. Noi abbiamo photobombing.jpg. L'apriamo e adesso quello che noi vogliamo fare, vedete qui a sinistra c'è la barra degli strumenti, molto semplice, richiama un pochino quella di GIMP, il programma gratuito che c'è in Linux. Noi vogliamo rimuovere la regina, quindi noi dobbiamo prendere uno scacchetto della rete e clonarlo tante volte in maniera tale da rimuovere tutte queste persone dietro. Si usa, vedete, lo strumento ritocco. Si clicca qui e si usa lo strumento all'interno del settore ritocca, c'è il timbro clone. Allora, noi dobbiamo prendere in pratica uno scacchetto e riclonarlo, per questo che si chiama clone. L'abbiamo fatto noi delle prove prima, abbiamo visto per esempio che la morbidezza, cioè quanto è sfumato, no, noi l'abbiamo messa al 15%, ci cioè andava bene. E la dimensione dello strumento noi l'abbiamo messa verso l'80%, che è la dimensione in pratica dello scacco. Ecco, mettiamo l'83. Che cosa significa? Noi, se clicchiamo per esempio fonte, dobbiamo vedere che la dimensione dello scacco che prendiamo deve essere idonea, altrimenti non viene un fotoritocco. Lo facciamo subito, è più facile a farlo che a dirlo. Quindi si clicca fonte, si clicca qui, no? Fotoritocco, poi si clicca il timbro clone, poi abbiamo messo a 83 la dimensione e abbiamo messo a 15 la morbidezza, in realtà sarebbe trasparenza, ma comunque morbidezza lo chiamano. Si clicca fonte e gli si dice: guarda, questa sarà la mia fonte. Va bene? Vediamo. 83 è un po' piccolo, quindi facciamo così, aumentiamolo, vediamo. Deve occupare lo spazio praticamente di uno scacco, vediamo così, eccolo, prendiamolo così. Fonte, clicchiamo fonte e diciamo: guarda, questo scacco è la mia fonte. E adesso vedete che lui è andato in dipingi. Noi adesso tentiamo di cancellare queste persone qua. Vediamo, la morbidezza è al 15%, forse ci sembra un pochino bassa. Vedete, facciamolo un pochino più duro questa cosa qui. Facciamolo all'80%. No, facciamola ancora più bassa, facciamola al 5%. E riproviamo. Vediamo, riduciamo fin quando ci ha rialzato, ci ha ringrandito la dimensione dello strumento. Non è molto coerente, questo. Allora, va bene così, l'abbiamo messo al 72. Man mano che si fa lo zoom si perde praticamente il settaggio preso allora, clicchiamo fonte, clicchiamo qua, l'abbiamo preso e tentiamo di dipingere. Vedete noi che cosa stiamo facendo? Stiamo tentando, quando non ci prendiamo, facciamo a nulla, di mettere degli scacchi che un pochino ritornino, vedete? Con la rete. Stiamo facendo un fotoritocco ovviamente amatoriale, non professionale. Fino adesso non è venuto così male. Facciamo fonte e prendiamo questo scacco qua. E adesso è andato in dipingi e quindi noi che cosa facciamo? Prendiamo e tentando di replicare la struttura della rete meglio che possiamo, stiamo cliccando, vedete, per replicare gli scacchi. Adesso prendiamo, ogni volta noi cambiamo perché il colore e le sfumature sono diverse, quindi fonte e prendiamo questo scacco qua e vedete che noi stiamo eliminando le persone dietro, tentando di replicare un pochino la struttura della rete. Non siamo precisissimi. Continuiamo a demolire, poverina, la regina e vediamo che cosa viene fuori, se ci stiamo un pochino prendendo. Vedete, deve essere credibile, ma fino a un certo punto non è che questo qua è venuto proprio male, facciamo a nulla. Continuiamo a fare qua, vediamo se viene. Eccolo qua.
Noi, se adesso ci allontaniamo un pochino, vediamo che la regina l'abbiamo un pochino rimossa, replicando la struttura della rete. Questo ovviamente è un fotoritocco non professionale, quindi abbiamo tolto il photobombing della regina. Allora, per confondere un pochino l'idea, quello che possiamo fare è aggiungi elemento, andiamo su cornici e poi ci mettiamo, non lo so, delle cornici, vediamo floreali e tentiamo di trovare qualcosa che aggiunga dei fiori a sinistra, così per confonderci. Vedete? È venuto così. Quindi abbiamo aggiunto, rimettiamolo, che cosa bisogna fare per metterlo, add, ecco così, l'abbiamo aggiunto, quindi chiudiamo lo strumento e vedete che noi abbiamo tolto la regina da dietro e abbiamo messo questi fiori un pochino per confondere. A questo punto, dopo che una è utilizzata, no? Ricordiamoci, lo strumento ritocca, no? Praticamente, e poi abbiamo usato clone e abbiamo clonato gli scacchi della rete, adesso possiamo fare salva. E praticamente noi lo chiamiamo, non so, test punto, facciamo punto png, va, e lo scarichiamo. Scarica, vedete che ce l'ha scaricato. Adesso noi vediamo la differenza tra quello originale, dove c'era il photobombing della regina, e quello dopo. Vedete, diciamo, siamo riusciti a salvare un selfie il quale era stato un pochino rovinato dalla presenza dietro della regina. Vedete la differenza? Qui c'era la regina con tutte le persone, qui c'è semplicemente la rete del campo, queste erano delle atlete. In una qualche maniera non professionale, diciamo, però qualcosa è venuto. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.